Ben ritrovati sul canale 216 del Digitale Terrestre con la tua TV, io sono Roberta Mancini e questo è il tuo TG Puglia. Comincia oggi al Policlinico Riuniti di Foggia la terapia anti-Covid con somministrazione di anticorpi monoclonali. Ne abbiamo parlato con il professor Donato Lacedonia. Professor Lacedonia, allora oggi si parte. Sì, siamo pronti anche noi a partire. Allora, come vi siete preparati a questo inizio della somministrazione della terapia con gli anticorpi monoclonali? Allora, presso l'ospedale Riuniti è stato allestito un reparto con 10 posti letto dove verranno fatte le somministrazioni, verosimilmente in due turni in base al numero delle richieste, quindi per circa 20 pazienti al giorno. È stata attivata una mail a cui i medici di famiglia o i medici delle USCA possono inviare la richiesta, dopodiché noi valuteremo la richiesta che è pervenuta, facciamo partire tutta la procedura per avere il farmaco e quindi il paziente il giorno successivo, al massimo entro due giorni più o meno, farà la somministrazione. Professore, come avviene proprio in pratica questa somministrazione? Allora, il paziente viene in ospedale, farà i prelievi, farà le valutazioni di rito chiaramente, dopodiché la somministrazione è una flebo, una endovena, quindi che dura circa un'oretta, poi rimane un po' il paziente in osservazione, dopodiché può tornare a casa. Professore, questa terapia, somministrazione dei monoclonali, è rivolta a soggetti che hanno una malattia, da quello che ho letto, lieve e moderata, ma con grave rischio. È così? No. Sì, per pazienti che sono nella fase iniziale della malattia, quindi tendenzialmente prima si fa la somministrazione, meglio è. Quando questi pazienti quindi sono ancora a casa, non hanno bisogno dell'ossigeno, ma hanno dei fattori di rischio che potrebbero portare al peggioramento della malattia e quindi al ricovero. L'utilizzo degli anticorpi monoclonali in questa fase riduce il rischio di ricovero. Al momento è l'unica terapia di questo genere? Efficace. È l'unica terapia per i pazienti di questo tipo, esattamente. Ho capito. La sperimentazione c'è stata di questa terapia? Sì, è stato già ampiamente sperimentato, sono stati pubblicati gli studi, tant'è che è un farmaco approvato dall'AIFA. Sono 20.000 i pugliesi vaccinati nella giornata di ieri, raggiungendo così il target giornaliero indicato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid. Negli ultimi tre giorni la Puglia ha mantenuto costante questo livello di somministrazioni. Proseguono le prime e seconde dosi agli over 80, ai pazienti fragili e ai caregiver. 10.000 i pugliesi di 79 anni che hanno ricevuto ieri il vaccino nella prima giornata della campagna dedicata a questa fascia di età. Da oggi, martedì 13 aprile, ha inizio la vaccinazione con AstraZeneca dei cittadini pugliesi senza fragilità di 78 anni. Domani 14 aprile sarà aperta la doppia annualità dei nati nel 1944 e nel 1945, quindi dei 77enni e dei 76enni. Si va avanti sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Taranto ancora maglia nera per numeri di contagio Covid. Le istituzioni corrono ai ripari e scende in campo anche l'aeronautica. Vittorio Ricapito. Emergenza Taranto da un paio di settimane tra le prime province in Italia per contagi da Covid, con numeri che fanno spavento. Una media di 350 contagi nuovi al giorno e medie di 5, 8, anche 10 morti ogni 24 ore. Le forze armate vengono in soccorso per accelerare sulle vaccinazioni. A Taranto sono stati aperti due nuovi centri vaccinali che si aggiungono al Pala Ricciardi, uno presso la scuola volontari dell'aeronautica militare, allestito grazie al contributo del personale di supporto della NATO, e l'altro nella scuola Renato Moro. A Grottaglie è stato allestito un centro nel palazzetto dello sport. Altri centri di vaccinazione sono già operativi a Ginosa, Manduria, Martina Franca e Massafra. E si cambia anche il registro. Finora il vaccino era stato somministrato solo a determinate selezionate categorie, con tutto il bagaglio di polemiche che ne è seguito. Ora l'unica distinzione è per classi d'età. Questa settimana ci si concentra sui settantenni, si punta a esaurire lentamente la fascia tra 60 e 79 anni.
Le prenotazioni sono inferiori alle scorte di vaccino, pertanto l'ASL ha inviato un appello last minute a presentarsi nei centri vaccinali anche a chi, nato nel 1942 e 43, non ha prenotato. Dobbiamo correre, correre, correre. Purtroppo i dati sono quelli che tutti sappiamo, dobbiamo vaccinare sempre più. Aprire quanti più hub possibile, ovviamente in condizioni di comodità, di sicurezza, con spazi per la sosta prima, per la sosta dopo, con facilità di accesso. Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che in questi giorni ha rilanciato l'appello a rispettare le norme essenziali e restare a casa, ha ringraziato l'Aeronautica per il supporto alla campagna vaccinale. Le grandi sfide si vincono, si affrontano e si vincono soltanto insieme. Hanno fatto tutti gli uomini dell'aeronautica, anche dell'NSPA, della NATO, un lavoro eccezionale. Siamo qua a ringraziarli, a tributargli davvero questa nostra soddisfazione, questo sentimento della comunità per questa vicinanza, per questi sforzi non banali che hanno compiuto. Lo vedrete dalla struttura che è stata allestita a tempi record, davvero con uno standard molto elevato. Io voglio ancora essere fiducioso, serve senso di responsabilità da parte delle persone. La situazione è difficile, però ripeto di nuovo, ristori e vaccini e magari in qualche mese estivo ne usciamo. In provincia di Taranto finora sono state vaccinate circa 106.000 persone, di cui 32.000 hanno già ricevuto anche la seconda dose. Voltiamo pagina. La giunta regionale pugliese ha istituito la fondazione antimafia sociale dedicata a Stefano Fumarulo. Il giovane dirigente della sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale della Regione Puglia, nonché consulente della commissione parlamentare antimafia. La fondazione avrà l'obiettivo di contrastare la criminalità attraverso percorsi alternativi di inclusione e reinserimento sociale, promuovendo la cultura della legalità e l'educazione alla cittadinanza a partire dalle scuole. Presidente onorario sarà Luisa Pantaleo, madre del dirigente regionale scomparso. A Fumarulo si devono la nascita della prima azienda agricola gestita da braccianti ribellatisi al caporalato e la creazione delle foresterie regionali per i lavoratori agricoli migranti, che garantiscono ospitalità a circa 1.000 persone sull'intero territorio regionale. Si chiama Franco ed è il vino che la cooperativa sociale Pietra di Scarto di Cerignola ha dedicato a Francesco Marcone, direttore dell'ufficio del registro di Foggia, vittima di mafia, ucciso il 31 marzo del 1995. La cooperativa dal 2010 gestisce un bene confiscato alla mafia a Cerignola, intitolato proprio alla memoria di Marcone. La memoria delle vittime innocenti di mafia, ha dichiarato il presidente della COP, Pietro Fragrasso, è un elemento determinante della nostra azione quotidiana, ma va trattata nel modo corretto, con le giuste modalità. La memoria è multidimensionale e deve ricordare la vita di chi è stato ucciso dalla violenza mafiosa, non appiattirsi solamente sulla morte, riducendo a retorica un'eredità che deve essere pulsante e generativa. Sono passati 10 mesi da quel tragico incidente che costò la vita a Luna, una ragazzina di 15 anni di Lecce, ma ora quell'incrocio fa meno paura. In questi giorni, infatti, è stato realizzato un semaforo per garantire maggiore sicurezza. I particolari nel servizio di Antonio Greco. Sono passati 10 mesi da quella maledetta sera. Era il 14 giugno del 2020, una sabato sera come tanti altri. Un incontro tra amici, tanti sorrisi e piccole gioie quotidiane per una ragazzina di 15 anni. Luna era in sella uno scooter guidato da un suo amico. Avevano appena acquistato delle pizze da condividere con i loro amici a un centinaio di metri da casa, all'incrocio tra i viali Giovanni Paolo II e via Rapolla, 2 passi dallo stadio di Via del Mare. E l'ultima immagine sorridente di Luna. L'impatto con un'auto è stato terribile. Per Luna non c'è stato nulla da fare. Un episodio che ha destato enorme commozione in città. Sul luogo dell'incidente si può scorgere ancora oggi un grande cuore fatto di sassolini. 10 mesi dopo, questo incrocio fa meno paura. In questi giorni, infatti, è stato attivato un impianto semaforico per assicurare maggiore sicurezza. Iniziativa nata grazie a una mozione presentata dal consigliere comunale Giorgio Pala e a una raccolta firme di oltre 400 cittadini, buona parte dei quali giovanissimi. Che tutte le vittime di questa strada possano ora riposare in pace, ha scritto in un post su Facebook il consigliere. La speranza è che gli incidenti mortali restino solo un lontano ricordo.
La Germania si conferma primo partner per il settore di interscambio ed esportazioni con la regione Puglia. I dati lo confermano: nonostante l'emergenza sanitaria, nello scorso anno gli scambi tra Puglia e Germania si sono addirittura intensificati. Le imprese pugliesi hanno infatti esportato in un anno un totale di oltre 1 miliardo di euro, valore in crescita del 20%. Ed è proprio in questi giorni che la Puglia, con 25 sue imprese, sta partecipando all'Hannover Messe, manifestazione leader nel mondo delle tecnologie e trasformazioni industriali, programmata in forma digitale dal 12 al 16 aprile. La manifestazione, organizzata nella città di Hannover, è alla sua 73esima edizione e da sempre rappresenta un importante mercato di sbocco per le aziende pugliesi. Coldiretti Impresa Pesca lancia l'allarme: crollo di oltre il 30% degli acquisti di pesce da parte della ristorazione, crack da 500 milioni di euro tra produzione in venduta, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti. Tutta colpa della pandemia. A guadagnarci, continua Coldiretti, è stato il prodotto surgelato, con una crescita del 17,6%. Questi numeri hanno danneggiato i pescatori pugliesi. Il comparto infatti ha perso oltre un terzo delle imprese e 18.000 posti di lavoro, con un contestuale aumento delle importazioni dal 27% al 33%. E concludiamo parlando di un progetto di aiuti internazionali a Puglia for Lebanon, il progetto approvato dalla giunta regionale per alleviare le difficoltà degli strati più poveri della popolazione di Beirut. A loro verrà data la possibilità di poter consumare pasti gratuiti attraverso la realizzazione e l'avviamento di 2 mense. La regione Puglia contribuirà al progetto devolvendo una somma di 75.000 euro, a cui si aggiungeranno ulteriori fondi attraverso una raccolta di crowdfunding. In Libano ha subito negli anni pesanti danni alle infrastrutture e alla sua economia a causa della guerra, ora in aggiunta anche le problematiche derivanti dal Covid. Ed è tutto per questa edizione del tuo TG Puglia. Grazie per essere stati con noi, vi auguro buon proseguimento di giornata con i nostri programmi e vi ricordo che subito dopo la pubblicità andrà in onda 5 minuti con Davide Casolino, creatore del format NOS.